Cari telespettatori di Tele 2000, canale 18 della Regione Marche, bentrovati ad un nuovo appuntamento con We Pesaro TV, il nostro spazio di approfondimento realizzato in collaborazione con il Comune di Pesaro. Torna con noi, lo ritroviamo, l'assessore Luca Pandolfi, assessore alla solidarietà. Bentrovato. Buongiorno, buongiorno, grazie. Direi che questo è un tema, un assessorato che è molto attuale con tutte le cose che stanno accadendo, ma forse la più attuale è quella dell'assegno di cura, che è un'iniziativa che già rappresenta all'interno dell'ambito territoriale 1, competenza del suo assessorato, che però da lunedì subirà delle novità. Prima di spiegarle, diciamo ai nostri telespettatori e per chi non lo conoscesse, cos'è l'assegno di cura? L'assegno di cura è un assegno che viene dato per sostenere gli anziani non autosufficienti ed è uno strumento estremamente importante per molte famiglie. E anche quest'anno sarà molto cospicuo perché parliamo di 600.000 euro circa e è un bando che riguarda tutto l'ambito territoriale sociale 1, quindi sono 7 comuni e quindi va a sostenere le famiglie con dei criteri che quest'anno sono stati leggermente cambiati per ampliare la platea, delle famiglie che possono arrivare ad ottenere questo fondo. Esatto, queste sono le novità, perché come dicevamo nel suo assessorato, quello alla solidarietà, ci sono i servizi sociali, c'è il volontariato e anche l'ambito territoriale 1. Quindi 25.000 euro per famiglia con un anziano o anche anziano singolo, dico bene? Sì, l'ISEE è stato alzato a 25.000 euro anche per gli anziani singoli e che quindi chi riuscirà a rientrare nei parametri previsti dal bando potrà ottenere 200 euro al mese per un anno di sostegno, a sostegno degli anziani non autosufficienti. Com'è la situazione a Pesaro? Come si prospetta anche la richiesta dell'assegno di cura? Che ricordiamo, questi 200 euro poi possono essere utilizzati per tutte le spese vive che servono per rendere più agevole la vita di una persona anziana. Diciamo che in realtà va a coprire quello che è il sostegno o della famiglia direttamente che si fa carico dell'anziano oppure del soggetto terzo che viene individuato per sostenere e seguire l'anziano non autosufficiente. E diciamo che la cosa sulla quale riflettere e evidenziare il fatto che sono azioni che in un momento come questo, in cui le famiglie sono anche sotto stress, in crisi, non solo dopo i 2 anni di Covid e di situazioni critiche anche dal punto di vista socio-economico, ma Esatto. anche adesso con gli aumenti delle bollette che erano già prima dell'emergenza ucraina, ma si sono manifestate anche negli ultimi settimane e mesi. Anche con questa partita della gestione dell'emergenza ucraina e della guerra, ecco, è un sollievo che è importante, nel contesto generale dell'aiuto alle famiglie. Ecco, abbiamo citato la situazione ucraina. Pesaro è stata una delle prime città a far sentire la vicinanza al popolo ucraino. Anche recentemente il sindaco Ricci ha proposto l'adozione di un comune. Pesaro si sta già attivando per questo. Qualche giorno fa è stata presentata, lo abbiamo raccontato nei nostri spazi informativi, la scuola di lingua Interpares, dove appunto ragazzi ma anche famiglie arrivati qua dall'Ucraina possono confrontarsi e soprattutto imparare l'italiano. Facciamo il punto su quello che è l'accoglienza che sta avvenendo in città. Sì, venerdì scorso abbiamo fatto un incontro anche con tutto il mondo del terzo settore perché era un mese dall'inizio, Del del conflitto. conflitto e Pesaro si è subito attivata, faccio solo questo esempio, il 3 di marzo già c'era l'accoglienza, la presa in carico di una famiglia, ma si è subito attivata per 2 motivi fondamentali. Abbiamo una comunità presente, avevamo anche prima del conflitto. E quindi si immaginava che potesse esserci un flusso di parenti provenienti dall'Ucraina che fuggivano dalla guerra e quindi ci siamo voluti organizzare anche prima del manifestarsi di questo flusso di persone, ma anche perché c'è stata una grandissima manifestazione di aiuto da parte dei pesaresi. Inizialmente magari non molto organizzata e abbiamo ritenuto importante invece organizzarla correttamente per dare i servizi migliori. E
e quindi ci siamo coordinati con la Protezione Civile come comune e con i servizi sociali che sono in carico, diciamo, al mio assessorato, e abbiamo fatto un pool che si è confrontato e ha organizzato l'accoglienza anche diciamo relazionandoci e diciamo coinvolgendo due soggetti che hanno anche una valenza internazionale, che sono la Caritas e la Croce Rossa. E quindi abbiamo istituito inizialmente un numero diciamo della Protezione Civile che dava informazioni, prendeva le informazioni dai cittadini, anche quelle di emergenza, e abbiamo raccolto 14.000 chili di generi alimentari dalla lista che avevamo indicato come necessaria e importante per il sostegno degli ucraini. E l'80% di questi sono andati in luoghi di guerra, grazie anche a un canale internazionale che è quello dell'Ucraina, della Caritas Ucraina in Italia, perché abbiamo il contatto con il referente, quindi l'80% è andato lì, e il resto oggi viene utilizzato per sostenere le famiglie che accolgono i cittadini ucraini. Ma abbiamo dato anche un'importante risposta all'accoglienza, perché a parte i primi flussi che venivano ospitati da familiari, la seconda ondata, diciamo, non aveva familiari presenti sul territorio, quindi abbiamo attivato un progetto che avevamo già in essere, che è il progetto di protezione freddo, che nasceva per dare un sostegno senza fissa dimora, quindi una collocazione, un'accoglienza senza fissa dimora. L'abbiamo rimodulato per, diciamo, accogliere questi cittadini ucraini, che voglio ricordare che sono per la gran parte famiglie monoparentali, quindi madri con figli. E questo è un servizio che facciamo in coprogettazione con la Città della Gioia. Quindi c'è stata una grande collaborazione, abbiamo voluto dare subito delle risposte. Sono 45 le famiglie che abbiamo accolto in questo circuito emergenziale, e adesso stiamo, diciamo, lavorando sulla fase 2, quindi sul lavoro dell'accoglienza scolastica, piuttosto che dare risposta alle famiglie che accolgono, anche perché ci tengo a dire che già a livello nazionale sono state date indicazioni di contributi da dare agli ucraini, a sostegno degli ucraini che sono nel nostro paese, quindi c'è già un'indicazione della Protezione Civile Nazionale, anche su indicazioni dei comuni, come ha fatto il nostro sindaco qualche giorno fa, della necessità di dare sostegno alle famiglie che sono qui presenti sul territorio, ecco, si è attivato questo canale, che ancora non funziona perché deve essere creata una piattaforma. Okay. Però già c'è una data di inizio? No, non c'è una data di uscita della piattaforma, ci sono delle indicazioni intanto del fatto che, ecco, si sta coordinando poi concretamente. Comunque possiamo dire che in questo mese, qualche giorno, si è fatto un grande lavoro, si è già arrivato allo step 2 e forse tra poco partirà questo che potremmo definire il terzo capitolo. Cambiamo adesso argomento e pagina, perché c'è un progetto che è un po' diciamo un unicum nel panorama nazionale. Pesaro e forse poche altre città lo hanno già attivato. Parliamo del reddito di cittadinanza. Tutti sappiamo cos'è, chi ne può beneficiare, ma qui c'è una novità, ovvero l'utilizzo di chi percepisce, delle persone che percepiscono questa quota mensile, che poi vengono impiegate per la pulizia delle aree verdi o comunque per la cura della città, del territorio. Sì, in realtà, diciamo, il reddito di cittadinanza prevede questo progetto PUC, che è un progetto che prevede appunto che i detentori del reddito facciano delle azioni di volontariato per la comunità che le accoglie e li sostiene. E ci stiamo attivando come pochi comuni per diciamo, strutturare, perché non è poi neanche semplice, è volontariato e va organizzato nella maniera più corretta possibile. Ci stiamo attivando con questi tipi di progetti, oggi indirizzati sul, diciamo, la pulizia e la manutenzione del verde pubblico. È un progetto di volontariato che ha due finalità: certamente quella di dire sei detentore del reddito della cittadinanza e quindi fai qualcosa per la tua comunità, quello certo, ma in realtà serve anche proprio nel concetto di volontariato
serve alla persona che percepisce il reddito di cittadinanza in ragione del fatto che non ha un lavoro e quindi si trova in una situazione di difficoltà sociale, socio-economica, è spesso legata all'isolamento personale, esatto. Serve per dire ritorna a socializzare con la tua comunità, perché non sono persone che sono isolate, hanno un tutor e poi lavorano insieme, e anche renditi utile, perché ecco, questo diciamo fa tornare la persona a pensare di avere un ruolo sociale e quindi di riacquistare la fiducia che magari era stata persa. Ora vorrei parlare, scoprire assieme quello che è il Centro per le Famiglie, che è un'altra attività, se così possiamo chiamarla, tutta made in Pesaro. Perché innanzitutto esiste solo a Pesaro o comunque nell'ambito territoriale 1? Sì, allora il Centro per le Famiglie è un progetto dell'ambito territoriale 1, e oggi attivo a Pesaro ma anche a Gabice Mare. Okay, con un'estensione, adesso verrà rinnovato il bando, il progetto, che quindi probabilmente anche altri comuni si uniranno a questo progetto. Però ecco, è proprio interessante, perché quando si parla del sociale magari si pensa solo all'anziano o alla situazione di difficoltà o di fragilità. In realtà questo è un progetto rivolto alle mamme, alle famiglie, ai bambini e ai giovani, che non è in realtà legato a situazioni di disagio, ma è di accompagnamento. Quindi si fanno corsi preparto, ci sono degli incontri diciamo con le famiglie nelle varie fasi di sviluppo dei figli, per affrontare le difficoltà che può avere una famiglia, piuttosto che ci sono iniziative nella sede di Via Petrarca, dove c'è la sede del Centro per le Famiglie, iniziative ludiche dove i bambini vanno a giocare, vengono organizzate delle iniziative, e oggi si sta anche strutturando il progetto di centro estivo all'interno del progetto del Centro per le Famiglie. Si fanno anche vengono esperti a parlare di tematiche riguardo alla famiglia, quindi è un bel progetto sul quale la città ha sempre puntato da tempo, e viene quindi rinnovato con vigore. È come se fosse un'altra piccola comunità, piccola ma grande comunità all'interno della città. Comunque, no? Sì, e poi con la sede di Gabice, ma all'interno del territorio. Sì, diciamo anche che, ci tengo a dirlo, che è bene anche avere una sensibilità nel confronto delle fasce più giovani, delle famiglie, in un paese che tende magari spesso a essere concentrato sulla terza, esatto, quarta età. In realtà, lo sappiamo, è necessario anche attenzionare o comunque seguire con interesse e con progetti anche i più giovani. Adesso le faccio una domanda, magari mi dirà che non sono abbastanza preparato, però ho questa curiosità. Nel Centro per le Famiglie possono andare a usufruire dei servizi o comunque partecipare all'attività anche le non famiglie, anche chi non è famiglia, anche persone singole, o sono esclusivamente attività? No, sono progetti legati a, diciamo, a famiglie e bambini e ragazzi. Ovviamente insomma, la famiglia può anche non essere quella classica, può essere anche quella monoparentale. Adesso ci stiamo lavorando anche per costruire delle progettualità con dei mediatori per le famiglie ucraine, quindi le madri con i figli che sono arrivati, per offrire anche a loro un luogo di svago, che anche loro ne hanno bisogno. E quindi è aperto a una certa fascia, ovviamente. Okay. Voglio sottolineare anche questo, che in questi 2 anni di Covid non ha mai chiuso il servizio, anche che sia stato molto complicato, perché non c'era più la presenza, si sono fatte iniziative online, però sempre con la voglia di non staccare la spina e di mantenere sempre un rapporto con tutto quel bacino di famiglie che si sono legate a quel progetto, perché è un bel progetto. Assessore, nell'ultimo incontro, i primi giorni di febbraio che abbiamo fatto, le chiesi quale secondo lei potesse essere il prospetto dei servizi sociali per questo 2022, quindi le esigenze, le necessità. Sono passati praticamente 2 mesi, nel frattempo purtroppo è arrivata una guerra, ci sono stati, come abbiamo detto poco fa, degli innalzamenti anche dei prezzi per quanto riguarda i servizi essenziali. Ha cambiato la sua visione oppure no? No, diciamo che quelle che erano le emergenze di 3 mesi fa sono le emergenze di oggi, forse alcune anche
diciamo, che vanno attenzionate perché sono... Quindi secondo lei ci potranno essere più richieste d'aiuto, di sostegno? Sicuramente sì, adesso poi provvederemo anche con, senza anticipare troppo, con dei sostegni diciamo alle bollette, quindi alla partita dei consumi energetici. Il Comune si sta già attivando, a breve ci sarà una concreta attivazione di un sostegno. E oggi i problemi sono quelli forse cresciuti di 3 mesi fa, e i nostri servizi sono molto presi anche da tutta quella questione ucraina che riguarda sia gli ucraini che sono qui, alle famiglie che ospitano, le tensioni sociali che possono nascere. Quindi abbiamo come novità, se vogliamo, quella della gestione dell'emergenza ucraina. Ultima battuta, che serve anche per ridarci appuntamento alla prossima volta: si avvicina l'estate, sarà l'estate forse quella più viva dopo quella del 2019, di un ritorno alla normalità, quindi anche un ritorno alle attività sociali. Si sta lavorando anche per questo reinserimento dopo 2 anni comunque di limitazioni, anche proprio dei servizi sociali offerti per tutti durante l'estate dal Comune? Sì, diciamo che anche nei momenti di chiusura abbiamo sempre pensato alla riapertura, perché poi è fondamentale la presenza in tutte le attività che si svolgono, e quindi il Centro per le Famiglie oggi è in presenza e viene spinto a lavorare in presenza, i centri giovanili, perché abbiamo tutto anche la partita gestita da Comune, lavora in questo senso per la presenza. E una prova è che abbiamo lavorato per la Capitale della Cultura del 2024, anche venendo da una situazione in cui, diciamo, la contingenza era un'altra, però abbiamo sempre avuto una visione lungimirante, perché comunque la nostra volontà era quella di ripartire e di ritornare alla normalità. Devo dire che, ecco, la situazione un po' che è successa in questi giorni, il 31 scadevano le restrizioni governative, eravamo come i centometristi che sono pronti a partire, e il fatto della crisi energetica prima e della guerra poi, che ha aumentato poi le difficoltà, ci hanno lasciato un po' non al palo, perché ripartiremo con energia, però ecco, psicologicamente, voglio dire, anche per i pesaresi è stato un momento che si voleva riuscire e ripensare ad altro, invece siamo ancora un po' legati qui, ma noi come amministrazione dobbiamo essere pronti a risolvere i problemi. Capitale della Cultura Italiana 2024, concludiamo, un grande risultato per Pesaro. Sì, un grandissimo risultato. E per il territorio, per la provincia. Un grandissimo risultato, no, e questo è fatto bene a dirlo, perché per come è stato strutturato il progetto, non è un progetto di Pesaro, ma è un progetto del territorio. Questo credo che sia stato letto da subito, è il valore aggiunto, perché abbiamo sempre voluto fare comunità e coinvolgere il territorio che ci circonda, oltre al nostro. Bene, grazie a Luca Pandolfi, assessore alla solidarietà, per essere stato con noi in questa puntata di We Pesaro TV. Ci vediamo presto, alla prossima, buon lavoro. Con voi ci vediamo lo stesso alla prossima puntata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento qui su Tele 2000, canale 18 della Regione Marche.